cari colleghi e benvenuti alla conferenza stampa del cancelliere federale. Cari ministri, caro Matteo, sono molto felice di questa visita, anche se così breve. Spero che potrai tornare in Austria, Matteo, e a Vienna. Naturalmente sei benvenuto in questo breve periodo per questa tua presenza così intensa e così potente in Europa. Per noi come austriaci è sempre qualcosa di molto positivo. L'Italia non è solamente un importante partner commerciale, è anche un amico storico e naturalmente ha anche un ruolo leader oggi nella questione. Lasciamo l'austerity dura e pura e facciamo quanto è previsto, e cioè la stabilità, il risparmio e l'impiego. E per arrivare a questo impiego sono necessari molti elementi, bisogna fare di più per la formazione, garantire la formazione dei giovani, combattere la disoccupazione, investire sulle strutture, investire in diversi ambiti che ci porteranno fuori dalla crisi, e per questo ci vuole una certa solidarietà, una certa libertà d'azione, il programma di Juncker con 300 miliardi di euro. E adesso mancano le decisioni concrete. Si tratta soltanto di parole vuote o siamo sufficientemente forti in Europa per poter veramente agire sui contenuti? So che sei un lottatore, una persona che lotta per l'impiego, contro l'austerity, e fianco a fianco sono convinto che saremo abbastanza forti. Quindi grazie per la tua visita. Premier Ministro, per te. Grazie di cuore a Werner del cancelliere Faymon. Per me è un grandissimo onore tornare in questa città meravigliosa dove sono stato da turista, da sindaco, per la prima volta da presidente del Consiglio dei Ministri, e portare al cancelliere e a tutto il popolo austriaco il sentimento di amicizia dell'Italia e la voglia di collaborare insieme. Con il cancelliere Faymon condividiamo una frequentazione che per me è la frequentazione più alta mai avuta con un primo ministro in questi primi mesi in Europa, perché ci siamo incontrati a Roma, ci siamo incontrati ai vertici del nostro partito, ci siamo incontrati ovviamente nelle sedi istituzionali, ci siamo incontrati a Bolzano, dove per la prima volta un cancelliere austriaco e un presidente del Consiglio italiano hanno fatto un'iniziativa importante in Sud Tirolo, che credo sia stata molto molto importante per quelle popolazioni, ma anche per noi. E condividiamo, questo è il punto, un'idea di sviluppo dell'Europa. Noi vogliamo un'Europa che si occupi con più determinazione della disoccupazione, del lavoro dei giovani, degli investimenti, che combatta la stagnazione e che investa sulla crescita. In questo senso il cancelliere è, nelle riunioni del Consiglio europeo, per me non soltanto un amico ma un punto di riferimento. Dall'altro lato, Italia e Austria hanno un ottimo interscambio, possiamo e vogliamo fare ancora di più, lo faremo. Abbiamo bisogno di imparare, per quello che riguarda noi italiani, il modello di formazione professionale che ha l'Austria. Il modello duale di formazione professionale è per noi un grande punto di riferimento. Abbiamo voglia e desiderio di intensificare i nostri settori. L'export italiano è cresciuto in questi primi 9 mesi in tutti i settori, a parte i problemi dell'energia, quindi i dati sono dati positivi con l'eccezione dell'energia, e siamo comunque desiderosi di intensificare il nostro scambio non solo a livello economico ma culturale, politico e di amicizia. Per tutti questi motivi oggi qui a Vienna sono felice di aver avuto modo di incontrare il cancelliere nel suo ufficio, che peraltro è bellissimo, tutto in ordine, non come l'ufficio del primo ministro italiano, qualche motivo ci sarà, ma anche per aver modo di poter lavorare nei prossimi mesi, perché secondo me i prossimi mesi saranno decisivi per l'Europa. Io ne sono profondamente convinto. Noi siamo per tenere i conti in ordine, noi siamo per
avere rispetto per i nostri figli e i nostri nipoti nel bilancio, ma siamo anche per preoccuparci oggi di una maggiore attenzione agli investimenti e alla crescita, nella logica delle cose che ci hanno spinto ad appoggiare la presidenza di Juncker. E quindi grazie di cuore Werner, e grazie anche per la presidenza austriaca dell'iniziativa centro-europea, che mi sembra molto molto importante. È una iniziativa nata ormai 25 anni fa, ma che a maggior ragione con ciò che è accaduto in questi anni nei Balcani e in Oriente è sempre più strategica. L'Austria ha presieduto molto bene, io sono anche qui per ringraziare l'Austria per il lavoro che ha svolto in questa delicata e importante istituzione. Danke, die Fragen bitte. Herr Pfeiffer. Volevo fare una domanda sull'immigrazione europea. L'Europa che chiede tanto all'Italia e l'Italia ha chiesto all'Europa una solidarietà dopo l'azione Mare Nostrum. Questa solidarietà europea è arrivata nel frattempo o ancora non è soddisfatto? Und den Herrn Bundeskanzler möchte ich fragen, was Österreich zur gesamteuropäischen Einwanderungspolitik auch zu unterstützen. E poi vorrei fare una domanda al signor Cancelliere per quanto riguarda le iniziative sull'immigrazione. Grazie. Nostrum all'operazione Triton o Tritone è un primo segno di interesse. Giusto per dare un numero di riferimento, noi abbiamo nel bilancio Frontex meno di 100 milioni di euro. L'Italia spende annualmente più di quello che spende Frontex sul tema dell'immigrazione. Dunque c'è da fare di più. Con l'operazione Tritone si è iniziata una pagina nuova. È ancora presto per capire se le cose funzionano o no. Il primo segnale è positivo, ma si può fare di più. Noi la pensiamo così: non è accettabile far finta di niente e lasciare morire le persone nel Mediterraneo. Per questo l'Italia ha avuto la forza di intervenire con Mare Nostrum. Non ci sfugge però un dato di fatto oggettivo. Se vogliamo affrontare alla radice la questione immigrazione nel Mediterraneo, dobbiamo affrontare i temi del Nord Africa. Dobbiamo avere un rapporto più forte con l'Egitto. Io vedrò questa sera a Roma il presidente Al-Sisi. Dobbiamo avere un rapporto più forte con la Tunisia, è stata la mia prima visita all'estero. Dobbiamo avere un rapporto più forte con l'Algeria, ci vedremo anche la settimana prossima, ma la madre di tutte le questioni, la più importante in questo momento per il Mediterraneo, è la Libia. Il 97% degli sbarchi che si sono verificati in Italia viene dalla Libia, e questo è un problema enorme per l'Europa. La mancanza di controllo politico in Libia è un problema enorme. L'Italia sta lavorando, l'Europa sta lavorando, ma ancora molto è da fare per recuperare il controllo politico pieno della Libia, e quindi di conseguenza il punto centrale è che l'Europa metta i denari per Frontex, per Tritone, ma metta anche un di più di impegno politico nel Mediterraneo, che non è il confine dell'Italia, è la frontiera d'Europa. Ich kann das vor allem dort unterschreiben, wo. Sì, hai ragione, Matteo. Dobbiamo effettivamente intervenire con più decisione in questi paesi per fare in modo che non ci siano flussi migratori così importanti. È un periodo che è un problema che affrontiamo anche in Austria. Ci sono molte catastrofi, molte guerre in tutto il mondo, e dunque adesso l'Europa potrebbe veramente essere un esempio, l'Europa solidale, se noi sosteniamo i paesi che sono colpiti nel modo più grave, naturalmente l'Italia in primo luogo,
dobbiamo sostenere anche tutti i paesi che ricevono molte richieste d'asilo. L'Austria qui è in prima linea. La solidarietà non significa semplicemente sostenere semplicemente le persone che hanno un compito europeo, bisogna anche in modo consapevole rendersi conto di che un carico condiviso è più facile da sopportare e quindi bisogna tenere in considerazione non solo il carico ma anche il fatto che le persone che vengono da noi sono persone che fuggono dalla lega, dalla guerra, dalla violenza e quindi è un obbligo umanitario prendersi carico di queste persone. Qui veramente l'Europa potrebbe dare prova di se stessa come un'Europa solidale. Buongiorno, Andrea Bonini, Sky TG24. Ecco, quando i paesi sono attraversati da riforme, ogni tornata come dire, elettorale viene utilizzata anche per cercare di capire qual è lo stato di salute del paese e della politica che si compie. Ieri in Italia ci sono state elezioni regionali che hanno evidenziato per la prima volta un'astensione che non ha probabilmente precedenti nel nostro paese per valori così forti. Ritiene che in questo non voto, Presidente Renzi, ci sia anche come dire, il riflesso di chi a livello nazionale combatte le riforme che il governo sta portando avanti, come se lo spiega? Poco fa il segretario generale della FIOM ha detto che nessuno può dire di aver vinto queste elezioni, ma è la conferma che invece qualcosa non ha funzionato e che chi fa politica in questo momento è lontano dalla gente. Cosa ne pensa? In Italia ci sono state delle elezioni regionali, come tu sai bene, e negli ultimi 8 mesi ci sono state 5 elezioni regionali, che il nostro partito, il mio partito, ha vinto 5-0. Di queste 5, 4 erano in mano alla destra e sono andate alla sinistra. Una era l'Emilia Romagna e è rimasta alla sinistra. Oggi una qualsiasi persona normale dovrebbe essere felice per questo. Il risultato è molto importante in Emilia-Romagna ed è molto importante in Calabria, perché, lo dico qui a Vienna, c'è una parte dell'Italia che viaggia con performance economiche simili all'Austria e alla Germania e una parte dell'Italia che viaggia con la retromarcia ingranata. Per esempio le regioni del sud, alcune regioni del sud, e la Calabria è quella che ha i risultati, ahimè, peggiori di tutto. Oggi accade che si cambia pagina anche in Calabria. Per questi motivi credo che il risultato che vede le forze del Partito Democratico stare confermare il 40% delle politiche che debbano essere risultati da accogliere con grande soddisfazione. Il fatto che in elezioni regionali non ci sia stata una grande affluenza, lo trovo un elemento che naturalmente deve preoccupare e far riflettere, ma che è un sicuramente secondario rispetto al fatto che se ne dica, oggi non è che ci sono tutti hanno perso, non è così. Oggi c'è un nuovo presidente della regione Emilia Romagna che ha vinto, un nuovo presidente della regione in Calabria che ha vinto e le forze politiche che hanno contestato le riforme possono valutare i risultati che hanno ottenuto. Però le dico con sincerità, in questo momento il mio interesse non è mettere le bandierine di quante regioni noi abbiamo preso, sarebbe molto facile e anche divertente, in questo momento il mio interesse è affrontare i problemi degli italiani, l'occupazione, il rilancio, il cambio delle regole a livello fiscale e insieme a Werner la grande battaglia per un'Europa che sia un'Europa dei popoli e non delle burocrazie. Margherita Kopernik, della Tageszeitung, del quotidiano Courier. Ho una domanda per entrambi i capi di governo. Ultimamente le previsioni economiche per l'Europa si sono
sono peggiorate ulteriormente, questo per tutti gli Stati europei. Cosa si aspetta concretamente dal progetto che verrà presentato entro breve da Juncker, questo progetto per miliardi di euro? Quali saranno i risultati concreti? Cosa verrà fatto in concreto per aiutare, per combattere contro la disoccupazione? Investizionen auf den Boden bringen. Il signor Juncker ha detto che vuole effettivamente applicare concretamente questi investimenti. Ci sono diversi partiti politici e tutti comunque, non solo i nostri, si vogliono combattere contro la disoccupazione. Non vogliamo avere una generazione che ha salvato le banche ma ha dimenticato la popolazione. E dunque adesso la disoccupazione è al primo posto. Io sono convinto che Juncker farà tutta una serie di proposte, questo è un po' il compito della Commissione, per il pacchetto di investimenti presentato. E noi non dobbiamo rimpicciolire e spartire finché non rimane più niente, perché ovviamente già la partecipazione al voto dell'Italia è un segnale, ma la partecipazione delle persone aumenterà quando vedono che noi agiamo in modo impegnato e che i risultati arrivano. Ed ecco perché questo programma di investimento non deve essere diminuito, è necessario con una forza sufficiente da far sentire gli effetti alle persone e quindi da far realizzare una crescita dell'economia. Totalmente ciò che ha detto il cancelliere Faymann. Aggiungo che noi portiamo la voce dei nostri cittadini in questo dibattito e quando penso al numero di persone che in Italia ha votato per le elezioni europee, che ha votato per il mio partito, 11 milioni e 200 mila voti, come dico scherzando spesso al Consiglio europeo, più di quelli che ha preso qualsiasi altro partito, anche la CDU in Germania, quando portiamo 11 milioni e 200 mila persone che hanno votato, dicono in Italia che bisogna avere un'Europa, come ha detto benissimo il vostro cancelliere, che salvi le banche, sì, ma salvi il messaggio e l'ideale dell'Europa. Questo è quello che dobbiamo fare. Aspettiamo di vedere il piano Juncker e giudicheremo. Intanto già il fatto che finalmente si parli di investimenti è un passo in avanti, ma ovviamente c'è ancora molto da fare e lo faremo.